Tragedia a Marsala, è deceduto il bambino di 4 anni che ieri è caduto dentro la piscina gonfiabile. Grignano si sospende, il gruppo del PD a Trapani si scioglie per l'autosospensione del suo consigliere, scontro sulle nomine per il revisore dei conti. No all'accorpamento Palermo-Trapani, la creazione di un'unica autorità portuale ha messo in allarme gli operatori, presa di posizione dell'onorevole Fazio. Torna a Baglio ora in mare, nel fine settimana a Macari e Castelluzzo si terrà la rassegna all'insegna della degustazione di pesce della Maxi Padeglia. Un grande prato verde, completato allo stadio provinciale, il nuovo manto erboso in erba sintetica, domani al via il montaggio del nuovo settore. Benvenuti a tutti a questa edizione di TG Studio, dopo i titoli ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. In apertura oggi abbiamo la cronaca, parliamo del tragico episodio che è accaduto a Marsala e che ha visto la morte di un bambino che appunto era caduto accidentalmente nella piscina gonfiabile della propria abitazione. Vediamo il servizio se la regia è pronta. Tutto in un lampo, la mamma che si allontana dal giardino di casa per andare a prendere un giocattolo, il figlioletto che cade nella piscina gonfiabile, poi la corsa disperata all'ospedale, il ricovero e il decesso dopo una lenta agonia, i fotogrammi della tragedia. Una tragedia che fa raggelare il sangue per le circostanze in cui è maturata. La madre si era allontanata per un istante, un maledetto istante che ha segnato un maledetto pomeriggio di caldo afoso, ma soprattutto per l'età della vittima. Mattia Galazzo aveva 4 anni. L'incidente ieri in un'abitazione di Contrada Ranna alla periferia nord di Marsala. Il piccolo stava giocando nel giardino tenuto d'occhio dalla sua mamma. Lì c'è una piscina gonfiabile. Ad un certo punto la donna è entrata in casa per andare a prendere un giocattolo per il figlioletto, lasciandolo da solo. Il bambino si sarebbe avvicinato alla piscina sporgendosi dal bordo e finendo dentro. Quando la donna è ritornata in giardino, il piccolo era in acqua. Lei lo ha tirato fuori ed ha chiamato il 118. Il piccolo è stato intubato e accompagnato al pronto soccorso del Paolo Borsellino. Qui è giunto in condizioni disperate. I medici marsalesi, dopo avergli prestato una prima assistenza sanitaria, ne hanno disposto il trasferimento nel soccorso al Di Cristina di Palermo, dove il bambino era stato ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica in coma farmacologico. Un arresto cardiaco, il terzo in meno di 24 ore, e il cuore di Mattia questa volta non ha più ripreso a battere. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Marsala, coordinati dalla procura. L'auto con a bordo Vittorio Sgarbi prende fuoco, l'ex sindaco di Salemi e i tre suoi collaboratori rimangono fortunatamente illesi. Momenti di paura per l'ex sindaco di Salemi Vittorio Sgarbi, l'auto sulla quale viaggiava ha preso fuoco a causa di un cortocircuito all'impianto elettrico. L'incidente si è verificato mentre il critico d'arte si stava recando in Puglia per la presentazione di un libro. La macchina, una Lancia Tesis, si è incendiata tra Grottaglie in provincia di Taranto e Villa Castelli nel Brindisino. Insieme con Sgarbi c'erano l'autista e due collaboratrici, tutti illesi. La Lancia Tesis è andata però completamente distrutta. Scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Vittorio Sgarbi e gli altri erano riusciti ad uscire dall'abitacolo prima che le fiamme si propagassero. Insomma, per i tre soltanto molta paura. E ora passiamo alla politica. Il consigliere comunale di Trapani, Nino Grignano, è stato sospeso dal gruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale. L'autosospensione di Grignano dal gruppo del Partito Democratico scaturisce dal voto del Consiglio Comunale per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti. La vicenda ruota attorno alla mancata nomina di Andrea Fazio, sostenuto dall'ex segretario cittadino, non trovando però l'appoggio di Enzo Abruscato, che uscendo dall'aula ne ha fatto sfumare l'elezione. Andrea Fazio, sul cui nome sono confluiti i consiglieri del Partito Socialista, tranne Tiziana Carpitella, ma con il soccorso di articolo 4 che gli ha dato un voto, si è infatti fermato a 5 voti, tanti quanti ne ha ottenuto Roberto Candela, che essendo più anziano è riuscito così a trovare la riconferma nel Collegio dei Revisori. Il capogruppo Abruscato aveva sollevato una sorta di anzianità nell'individuazione del nome da sottoporre in aula, essendo da 12 anni sugli scranni d'aula e anche
per una sorta di ristoro del suo nome che nella scorsa tornata di nomi era stato bruciato in malo modo e dunque ottenere una sorta di risarcimento del professionista. Tesi non condivisa da Grignano, che nel fine settimana non contribuiva ad un chiarimento richiesto dal capogruppo, tessendo la tela in favore di Fazio con il silenzio assenso dei socialisti. Da qui l'uscita d'aula di Abbruscato e la rottura odierna nel gruppo dei democratici di Palazzo Cavarretta, con la fuoriuscita di Grignano che in una nota inviata al segretario cittadino Francesco Brillante e a quello provinciale Marco Campagna ha motivato la sua decisione rimandando ai vari personalismi emersi da prima sulla mozione di sfiducia con il distinguo di Ninni Passalacqua e adesso alla mancata elezione di un proprio componente all'interno del collegio dei revisori dei conti. Insomma, davanti alla mancanza di unità di intenti sulla linea politica del PD al Comune di Trapani, Grignano ne ha tratto le conseguenze facendo un passo indietro. Una scelta che ha aperto un nuovo caso politico nel capoluogo, portando allo scioglimento del gruppo del PD a Palazzo Cavarretta, essendo venuto meno il numero richiesto di 3 consiglieri. Abbruscato, Passalacqua e Grignano sono andati infatti dunque ad ingrossare le fila del gruppo misto in attesa di un chiarimento all'interno del partito. Per cui Grignano ha sollecitato l'apertura di un momento di discussione da subito, chiamando in causa i vertici cittadini e provinciali del Partito Democratico. Si insedierà ufficialmente il 1 agosto il nuovo segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana dopo il pensionamento di Sebastiano Di Bella. La nomina fa seguito all'attività che l'onorevole Paolo Ruggirello ha portato avanti con i sindacati rappresentanza del Consiglio di Presidenza. Fissato a 240.000 euro il tetto massimo di retribuzione per il segretario regionale e per il personale della carriera dei consiglieri parlamentari. La delibera viene applicata a partire dal 1 agosto fino al 31 dicembre 2017. Il neo segretario è Fabrizio Scimè, che vanta 16 anni di esperienza fra attività legislativa e amministrativa. Fra i primi impegni, la necessità di cambiare rapporto con l'opinione pubblica e agire nei termini della trasparenza. Per Ruggirello si tratta di un passo avanti nella linea di attuazione di risparmio delle spese che andrà avanti anche per le altre categorie di lavoratori e che nella prossima legislatura interesserà anche parlamentari, il cui numero sarà ridotto da 90 a 70. Andiamo avanti con i servizi e torniamo ad occuparci dell'ipotesi di accorpamento del porto di Trapani con quello di Palermo in un'unica autorità portuale. È atteso in queste ore il decreto del governo nazionale che dovrebbe riformare il sistema portuale italiano appunto. L'ipotesi di accorpamento è stata duramente contestata nei mesi scorsi dagli operatori del porto, amministratori locali e parlamentari del territorio. Il timore è che lo scalo finisca nella sfera di influenza dell'autorità portuale di Palermo, con il rischio di dirottare la centralità dei traffici lontano dal porto di Trapani, come evidenziato dall'onorevole Fazio, che è tornato a farsi portavoce delle preoccupazioni degli operatori portuali. Naturalmente si resta in attesa del decreto del Ministero delle Infrastrutture, che dovrebbe essere emanato proprio in queste ore. Da quanto trapelato, le autorità portuali dovrebbero essere in tutto 15. Nell'elenco contenuto nella bozza di riforma ci sarebbe anche Palermo-Trapani. Naturalmente si resta in attesa del testo ufficiale, ma le indiscrezioni hanno messo in allarme gli operatori, contrari ad ogni forma di passaggio sotto la gestione palermitana. Il porto di Trapani in questi ultimi anni sta registrando un trend di crescita, come evidenziato dallo stesso Fazio, che nell'accorpamento intravede il rischio di interrompere il percorso virtuoso intrapreso, visto che il porto di Palermo è a tutti gli effetti concorrente con quello trapanese. Per il deputato regionale, Trapani deve restare uno scalo autonomo, continuando con la gestione assicurata dalla Capitaneria di Porto e dal Genio Civile per le opere marittime. Il parlamentare intravede l'ennesima penalizzazione per la città ad opera del governo nazionale, prima con l'abolizione dell'autorità portuale, poi con il mancato ripristino e adesso con il passaggio sotto la sfera di influenza palermitana. E Antonello Frattaglia, il presidente della 50 e più di Trapani, è stato eletto consigliere nazionale dell'associazione sindacale della Confcommercio che si occupa di servizi per gli ultra cinquantenni. Frattaglia, fra i 30 consiglieri eletti nel corso del Consiglio nazionale tenuto a Fiuggi, ha parlato di un importante traguardo realizzato grazie alla sinergia con il presidente dell'Enasco di Trapani, Pino Pace. Andiamo avanti con i servizi in distribuzione. In questi giorni una brochure in italiano e in inglese predisposta dalla diocesi di Trapani con itinerari e proposte per i turisti. Vediamo.
La guida si apre con i saluti del vescovo Pietro Maria Fragnelli, un messaggio di accoglienza rivolto a quanti si trovano in vacanza a Trapani. Nella brochure è possibile trovare anche gli orari delle sante messe nei luoghi turistici, gli appuntamenti nei luoghi per lo spirito, come monasteri di clausura, santuari, la rete dei musei in cui la fede abbraccia l'arte nella nostra diocesi. Per tutti è anche disponibile un codice QR per accedere alla pagina del sito della diocesi, dove poter cercare e scaricare gli orari della messa in tutte le parrocchie della diocesi. Nel sito www.diocesi.trapani.it, nella home, una sezione speciale Summer 2014 aiuta i navigatori della rete proponendo informazioni, proposte di itinerari e esperienze per lo spirito. 4 gli itinerari proposti per conoscere la diocesi attraverso un altro sguardo: la vita dell'unità attraverso le chiese madri, la via dei santuari mariani, la via sacra Ricina e la via della bellezza attraverso la natura nella riserva dello Zingaro, la via della carità. Ai turisti viene proposta la visita ai luoghi dello spirito, il santuario di Sant'Anna, i monasteri di clausura e alla rete dei musei di arte sacra nel territorio della diocesi. Mario Giordano, direttore del TG4, questo pomeriggio sarà a Marsala per presentare il suo libro Non vale una lira. L'incontro si terrà a partire dalle 18.30 al Convento del Carmine. Il noto giornalista ieri sera invece è stato a Favignana all'ex stabilimento Florio, ospite di Giacomo Pilati nell'ambito della rassegna letteraria L'altra marea, Prodi d'autore alla Tonnara Florio di Favignana. Appuntamento con il cabaret invece con Antonio Pandolfo questa sera al Camping Village El Baira. Lo spettacolo inizierà alle 22. Andiamo avanti ancora con i servizi. Nel fine settimana torna la rassegna Baglioli e Mare a Macari e Castelluzzo, musica e degustazione di pesce della Maxi Padella. 3 giorni di festa per celebrare i sapori del mare del territorio sanvitese. Da venerdì 1 a domenica 3 agosto torna Baglio, Olio e Mare. La rassegna, la quarta edizione, che animerà l'angolo di costa di San Vito Lo Capo che si snoda lungo la baia Santa Margherita, Castelluzzo e Macari. La manifestazione è organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con l'Associazione Turistica e Culturale Castelluzzo e la Proloco di San Vito Lo Capo per promuovere lo sviluppo socioculturale, economico e turistico dell'area. L'appuntamento darà la possibilità di assaggiare le specialità di pesce fresco locale, fritto e arrosto, accompagnate dal rinomato olio che si estrae dagli uliveti del territorio. La rassegna è ormai diventata un appuntamento annuale per la valorizzazione e il rilancio del tratto di costa dal grande fascino che ogni anno dà richiamo a tanti turisti, così come evidenziato dal sindaco di San Vito Lo Capo, Matteo Rizzo. Durante il fine settimana, dalle 12 alle 15, si potranno assaggiare in riva al mare, nella splendida location del Golfo di Baia Santa Margherita, specialità a base di pesce. Venerdì e sabato sera, dalle 20 alle 24, le degustazioni si sposteranno anche nella piazza principale di Castelluzzo. Spazio, oltre alle degustazioni, anche alla musica e all'intrattenimento in piazza Castelluzzo. Venerdì dalle 21 ci sarà una serata danzante a cura di Diego Riggi, mentre sabato toccherà il concerto di Mandreucci e Vella. Continuano senza sosta i lavori allo stadio provinciale di Trapani, termina la stesura del nuovo manto erboso e adesso si passa agli altri interventi. Stamattina siamo stati nell'impianto sportivo per vedere le ultime novità. Ci troviamo come ogni settimana allo stadio provinciale, siamo venuti a vedere come procedono i lavori. È stata completata la stesura del manto erboso, come potete vedere dalle immagini, e adesso si procederà all'inserimento delle linee del campo bianche che vengono tagliate tramite un macchinario e poi verranno inserite a bordo campo e quindi andranno a completare tutto il manto erboso. Per quanto riguarda invece la platea, dove verrà installata la nuova tribuna che rappresenterà il nuovo settore locali, è stato realizzato del tutto il corridoio. Questa sera arriva la nuova tribuna e da domani alle 6 del mattino si procederà quindi all'installazione, che dovrebbe essere completata sabato sera. Come potete vedere dalle immagini, alle spalle del nuovo settore curva locali verranno realizzate le scale di accesso che per ora sono in fase di costruzione. Come è già stato detto in precedenza, la gradinata sarà ampliata e quindi alcuni posti della vecchia curva locali verranno accorpati alla gradinata e proprio per questo è stata quindi creata una nuova linea separatoria tra la nuova quindi gradinata e la vecchia curva.
Ci siamo spostati sotto la tribuna dove, come potete vedere dalle immagini, il corrimano è stato tinteggiato di granata e sono state installate le staffe in cui verrà inserito poi il parapetto di vetro. Anche la parte inferiore delle sedute è stata ripristinata e quindi ci sono molti lavori di ristrutturazione che stanno interessando gran parte della tribuna. Mentre a terra è stato realizzato lo scavo per il nuovo impianto di diffusione sonora. In questa zona della pista in cui ci troviamo verrà realizzato lo scavo in cui verranno interrate le panchine di ben 55 cm. Lavori che inizieranno nei prossimi giorni. Mercato in continuo fermento in casa Trapani. Nelle ultime ore è uscito anche il nome dell'attaccante Cristian Pasquato. Vediamo il servizio. Sotto la pioggia battente continua la preparazione del Trapani nel ritiro precampionato di Tarvisio. Di mattina solito lavoro di prevenzione per poi proseguire con attività tecnico-tattica. Ancora lavoro differenziato invece per Matteo Scozzarella. Le amichevoli fino adesso disputate sono servite a mister Boscaglia per conoscere meglio i nuovi volti del Trapani 2014-2015 e soprattutto per capire il livello di preparazione della squadra. Uno di quelli che fino adesso ha ben figurato è Nicola Citro, esterno tutto corsa e dribbling, voluto fortemente dal DS Faggiano. E un altro nome accostato al Trapani nelle ultime ore è quello di Cristian Pasquato, fantasista di proprietà della Juventus che potrebbe trasferirsi in Sicilia. Pasquato, classe 89, è un esterno offensivo molto dotato tecnicamente e rappresenterebbe un rinforzo di qualità per il Trapani di mister Boscaglia. Lo stesso tecnico granata ha dichiarato che l'ex Padova è un giocatore che a lui piace molto, ma che questo genere di trattative le cura il DS Faggiano. Di certo l'arrivo di Pasquato innalzerebbe ancora di più il livello qualitativo della rosa a disposizione di mister Boscaglia. E la Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato il calendario di A2 Gold per la stagione 2014-2015. Tutti i dettagli che interessano la Pallacanestro Trapani nel servizio. Esordio in casa per la Pallacanestro Trapani che il 5 ottobre, nella prima giornata del campionato 2014-2015, affronterà il Palauriga Mantova. Inizio in salita per la formazione di coach Lino Lardo che nelle prime quattro giornate incontrerà Ferentino, Torino e Verona, tre delle principali pretendenti al salto di categoria. Lo ha reso noto la Lega Nazionale Pallacanestro, che ha comunicato il calendario di A2 Gold per la prossima stagione. Il primo derby stagionale si disputerà alla settima giornata con la trasferta di Agrigento, domenica 9 novembre. Esattamente dopo due settimane, quindi alla nona giornata di campionato, andrà di scena l'altro derby siciliano contro Barcellona, sempre in trasferta. Ma non mancheranno gli impegni infrasettimanali, il primo si avrà già nel terzo turno giovedì 16 ottobre in cui la formazione granata ospiterà Torino. Alla terza giornata di ritorno si disputerà la seconda partita stagionale di giovedì ed esattamente il 22 gennaio con il confronto esterno di Torino. Prima e unica pausa in quanto si giocherà anche nelle settimane di Natale e Capodanno in coincidenza con l'8 marzo. La stagione regolare si concluderà domenica 19 aprile e Trapani sarà di scena a Brescia. Bisogna comunque ricordare che con ogni probabilità l'Orlandina è destinata al ripescaggio nel massimo campionato e al suo posto verrà inserita Casal Pusterlengo. Martedì prossimo si terrà la festa della Curva Nord Trapani presso la discoteca Waikiki a Cornino. L'inizio della serata è previsto per le 20:30. Per maggiori informazioni si può rivolgersi al Mojito Caffè in via Marconi a Trapani. E questo è tutto. Ora, per quanto riguarda gli appuntamenti in onda sulla nostra emittente, vi ricordo alle 21 alle 23 Grand Hotel, puntata dedicata agli appuntamenti estivi in alcune città di Trapani, della provincia di Trapani. Ospiti studio in particolare saranno il sindaco di Valderice Mino Spezia, il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone, con il contributo del sindaco dell'EGA di Peppe Pagoto con il giornalista Alberto Stabile. Con questo è tutto, vi auguro un buon proseguimento. Thank you.